Benvenuti, sono SelfStar87 e siamo in un nuovo episodio di Uncharted 4. Se avete visto il video precedente, eravamo rimasti qui dove cercavamo le tracce dei nemici. Elena, guarda qui. Ed eravamo arrivati a questa porta. Le tracce conducevano a questa porta. Cavolo, è bloccata dall'altro lato. Perché bloccare la strada? A meno che... abbiano trovato qualcosa. Aiutami a sfondarla. Sì. Oh, ci hanno sparato. Presto così, con la mira automatica. Perfetto. Ciao bello, salutami tua sorella. No. Aia. Oh, accidenti. Ancora un'altra. Non è ancora finita. Guarda come fanno dentro e fuori da il muro. Ok. Oh merda. Andiamoci a nascondere. Via da qua via. Ok. Poi è bello. Arrivi di nascosto. Bomba. Guarda a sinistra. Credo sia a secco. Ci troveremo. Togli l'elmetto. Via. Sono praticamente senza munizioni di qualsiasi genere. Vai. Dove scappi, cuglion? Chi c'è rimasto? Ah, bello. Barok. Santo cielo. Perfetto, possiamo procedere. Era un agguato, ci aspettava. Sì, è stato un bel agguato, sì. E vediamo cosa non volevano che trovassimo. È stato proprio un bel agguato. Ok, ci siamo. Dai, vediamo cosa c'è dopo. Su, che vogliamo finirlo questo gioco, lo dobbiamo finire. Su, ragazzi. Da Avery. Davvero? Leggila. Ci avviciniamo sempre di più. Miei fedeli sudditi, mentre il sole tramonta sul nostro glorioso paradiso, dobbiamo impegnarci a preservare le nostre ricchezze. Più il traditore conosce i nostri segreti, dobbiamo agire in fretta, distruggere la diga, purificare New Devon. Ci siamo. E trasferire il tesoro sulla mia nave attraverso il passaggio. Più e Avery si scontrarono. Sei sorpreso? Non più di tanto. Nemmeno io. Grazie. Proviamo quel passaggio. Ma anche in tutti i film di pirati sono sempre stati dei ladri. Sono sempre stati dei truffatori. Quindi non c'è da fidarsi dei pirati. Qui c'è stata proprio l'epopea di tutte le storie, cioè... Ok, quindi dove sono andati? Pirati fantasma. Pirati che rubano ad altri pirati. L'accendino di Sam. L'ha perduto. Sì, di proposito.
Qualunque cosa stiamo cercando deve essere qui da qualche parte. Questa stanza deve avere un'altra uscita. Forse il passaggio citato da Avery nella lettera. Ma dov'è l'interruttore? Nate. Sì, trovato qualcosa? Credo di sì. Una spadina sopra quel tavolo, mica male, eh? Per fortuna hanno già fatto tutto loro. L'ho mai fatto. C'è un'impronta insanguinata in corrispondenza di libertà, e l'ho premuta. E di Sam. Ottimo lavoro. E vai, si scende. La lettera diceva che Avery voleva trasferire il tesoro sulla nave. Già. Il tuo tesoro è ancora sul rischio. Penso che non abbia più importanza. Andiamo. Ok. Cosa sono? Catacombe? Cosa sono? Sottopassaggi segreti? Strano era se non ne avrebbero messi. Oh, Avery si era costruito una grotta antipanico. Mi chiedo dove porti. Lo scopriremo dove ci porta. Stiamo per scoprirlo. L'abisso di Avery. Bloccato. Guarda, tracce recenti. Sono passati di qua. Merda. Dai. Ok. C'è bisogno di fare così col joypad. Chi diavolo è stato? I soldati di Nadine, scommetto. Hanno la mano pesante con la dinamite. Anche qua con ste dinamiti. Sì, non sono molto svegli. Aspetta. Un trapulun! Sì. Specie! Gli altri sono riusciti a superarla. Alla faccia della specie! Sì, l'hai detto te, bravo Nathan, seguiamo le tracce. Sarei più tranquilla se non scricchiolassero così tanto. Cerca solo di non allontanarti dalle impronte. E... cosa? È andata. Ah. Elena, guarda, le tracce si fermano qui. Sì. Deve essere crollato dopo il loro passaggio. Ehi, basterà togliere di mezzo questo. Sì. Cavoli. Cerchiamo un'altra strada. No, non mi lasciare. No, Torcia, non fare così. Merda. Cazzo. È andata. Ehi, boh, finito, arrivederci, grazie. Sì, ottima idea. Gioco è finito. Andiamo. Dai. Scarico, è ovvio. Ho fumato come una ciminiera per tutto il viaggio in barca. Tranquillo, ho dei fiammiferi. Davvero? Ovvio. Bella questa scena di buio. Oh, scusa. Un attimo. La mia testa. Ciao. Di qua. Ehi, qui. Madonna, se sei andata lontana. Almeno ho trovato la luce. Grazie, sei stata previdente. Ok, dai che andiamo avanti. Andiamo avanti. Ehi, promette bene. Se ti spingo? Sì. Andiamo. Ok, forza dai. Tocca a me. Ok, vieni su. Oh, prendimi, brava. Ok. Grazie. Comunque fino alla fine con l'acqua alla gola. Cioè, sempre in tensione. È veramente un capolavoro questo gioco.
mani che mi derubarono. Ormai Avery non tentava neanche di nascondere la sua follia. Questo posto non mi piace. E anche a me. Andiamocene. È chiuso. Andiamocene, sì. Alla sveltissima. Ehi, guarda. A Avery avanzavano delle gabbie. Kevin. Cosa? Si chiamavano Kevin. Sicure? Sì. Odio quando fai la sapientona. Kebe. Kebe. E questa cos'è? Stai bene? Sì, più o meno. Qui... Che cos'era? Si bestemmiò ai tempi. Avery non voleva proprio... Soprattutto in modalità difficilissima. Ok, sta attenta. Io? Sei tu che sei salito sopra. Vediamo di non lasciarci le pennelle. Sì, per ora è a posto. Preferisco tenere... Via! Più lontani si sta, meglio è. Sì. Beh, ora sappiamo cosa ha provocato l'esplosione di prima. Eh sì, abbiamo proprio scoperto l'esplosione di prima e chi le provocava. Morirci. Non morirci, Vecio. Non credo faccia bene a respirare questa roba. Nate, stai bene? Bene, no. Bene. È peccato non avere tappi per le orecchie. Sto urlando? Vai, vai, procediamo, andiamo avanti. Lì? Beh, abbiamo ritrovato la pista. C'è passato qualcuno. Scatola in vista? Ci sono abituata. Era una frecciatina su di me? No, calmati, ok? No, calmati tu. I nostri amici devono essersi distratti. Gente a terra. Nessuna traccia di Sam. Lo troveremo. Elena, al riparo! Così faresti crollare tutto, idiota! Bravo, fate vedere così. Adesso direi che questo qua è proprio l'ideale. Via che sciopa! Cazzo! Vai! Il bombazza! Quelle cacchio di bombe veramente sono incredibili. Di Avery. Eh sì.
Altrimenti era dura, avevo quasi finito le munizioni. Osa immaginare il suo albero di Natale. Dai, si procede. Forse ci siamo allontanati dal percorso degli altri. Guardate. Dai, cerchiamo di recuperare. Sono proprio pirati di quell'epoca, con quei cappellini, con quelle... Veramente bello. Vestiti proprio da vecchio stile, 1400, 1600. Con le spade. Ehi là. Sembra una chiave. Cos'è quel messaggio? Vediamo, okay. Di Dio, per i suoi uomini. Possiamo usare la chiave per uscire. Fantastica. Giriamolo. Sul retro ci sono dei simboli. Sì. Dai, cerchiamo una serratura. Ok, qua. Oh, mamma. Merda. Sto bene. Via. Perfetto. Via, 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 via. Ok, abbiamo scampato. No. Questo tizio doveva essere paranoico. Oddio, oddio, oddio! Oh! Ok, avete finito? Più che paranoico, chissà quanti soldi. Le ossa appese erano più inquietanti. Quanti soldi da parte sono stati messi? Darei un 3 su 10. Io dico 4. Ah sì, 4? Chissà che tesoro. Ok, un'altra trappola mortale. Già, nessuna impronta da seguire. Allora, devo controllare perché non mi ricordo. I simboli corrispondono a quelli sui pali. Dio aveva spiegato ai suoi uomini come superare le trappole. Ok, ok, ok. Così. Ok, partiamo con il piede giusto. Seguo, così. D'accordo? Sì, ma fai attenzione. Faccio sempre attenzione. La croce. Parla quello che ha fatto esplodere tutte le mummie del circondario. In alto a sinistra. La testa. Scusa. Scoppia solo fin qui quella tutto in basso, bene. Così, perfetto. Ecco. Mi ricordo abbastanza bene il tragitto. La faccia tua è bella. E si procede, si procede. Ecco la nostra via d'uscita. Oh, ce l'abbiamo fatta. Sì, probabile. Avery amava infliggere pene esemplari ai propri nemici. Amava ancora di più l'odore delle mummie. Già. Cerchiamo di muoverci con cautela. È proprio in un buco, eh. Serratura. Chiave. Chiave. Ehi, e se è una trappola? Beh. Abbiamo molta scelta. Oh, mamma. Ma ho un buon presentimento. Sì? Forza. Ok. Siamo saltati in aria. Merda. Non è che avresti un coltello, vero? No. Ma quel tizio ha una spada. Ecco. Aiutami a farlo dondolare. Dai, dai, dai. Vai da bravo. Vai da bravo. Vai da bravo. Vai grande, vai taglia, 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 taglia,
che c'è la sequenza alla Crash Bandicoot. Merda. Che uomo che è, come la copre dai sassi e dai detriti. Che gentleman's. Grazie, capitano Avery. Come ai vecchi tempi, eh? Elena? Elena? Ehi! Ehi! Elena, andiamo! Elena! Il mio eroe. Dimmi che non l'hai fatto. No! Non è divertente. No. Oh, tu ne hai combinate di molto peggio. Oddio, mi hai fatto venire un cazzo d'infarto. Oh, fammi sentire. Cosa? E sembra in forma. Lo sai che questo pareggia qualsiasi cosa io abbia combinato in passato? Sì, proprio tutto. No, no, neanche per sogno. Guarda, hai fango ovunque. Ti ha mai detto che hai uno strano concetto di romanticismo? Sì, qualcuno me l'aveva già fatto notare. Cioè, è un film, questo gioco è veramente un film. Bel discorso. Un bel discorso. Quello deve essere Sam. Forza. Vai, ragazzi, procede. Sì, siamo arrivati alla fine di questo capitolo e anche del video. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!